Buonasera a tutti ragazzi, è un po' che non ci vediamo ed ecco la motivazione. Sono in procinto di recensirvi il mio nuovo acquisto, una macchina incisore laser da 40 watt a CO2. Allora, perché ho acquistato questa macchina? Diciamo in primis è semplicemente per il fatto di andare a fare dei test diversi rispetto a ciò che facevo con la macchina a controllo numerico. Quindi tutti i miei precedenti video. La seconda è perché escono in realtà dei lavori un pochino più precisi e molto più puliti rispetto alla macchina che avevo a controllo numerico. Allora, intanto la macchina sarebbe questa qui, quella che state vedendo è stata presa su eBay al prezzo di 356 euro circa. Spedizione compresa e accessori compresi. Accessori compresi intendo macchina, il tubo che state vedendo che si è danneggiato perché il tubo originale sarebbe questo pezzettino qui che non serve assolutamente a niente. La chiavetta che è questa che sarebbe come se fosse una chiave di sicurezza della macchina, quindi senza di questa non potrete utilizzare appunto l'incisore laser. Cavetto USB. Ventilatore, quindi ventola aspira fumi, che è questa cosa che state vedendo qui dietro, e poi c'è la pompa di raffreddamento. La pompa di raffreddamento viene praticamente messa all'interno di una vaschetta. Io al momento sto usando un semplice secchio per l'immondizia piena d'acqua, e tramite questi due tubi entra all'interno, raffredda il tubo e fuoriesce e ritorna appunto nella vasca. Allora, perché ho deciso di farvi questo video? Per farvi vedere e notare che cosa ci si potrebbe fare. Allora, come vedete qui, sono riuscito ad incidere, anzi a tagliare nettamente un foglio di adesivo della 3M, quindi le pellicole carbonio per intenderci. Quindi, come vedete, una volta fatta, diciamo, la progettazione a computer, che in questo caso è totalmente diverso rispetto al V-Carve che andavo ad utilizzare con la macchina a controllo numerico, qui sto andando ad utilizzare un programma totalmente gratuito che si chiama Inkscape. Allora, questo Inkscape vi permette comunque di utilizzare il vettoriale, quindi prendere una foto o un'immagine da Google, scaricarla direttamente a computer, fare la vettorizzazione, quindi prendere i vettori e di conseguenza andarla ad utilizzare. Esempio, questa cosa che io ho fatto adesso qui, che poi vi faccio vedere come è uscita sul legno, non è nient'altro che il logo di Bake Off. Quindi i chirigori che state vedendo in alto e in basso sono presi esattamente dal logo di Bake Off, leggermente ridotti e allargati, e sono andato ad inserire, anziché appunto il nome Bake Off, sono andato a mettere Mami e Papi. Questo sarebbe un logo per una porta. Vi faccio vedere qualche altra cosa. Questo è plexiglass da 1 cm spesso che sono riuscito sia ad incidere e sia a tagliare. Allora, in questo caso come funziona? Mi sono trovato un attimo sperso per quanto riguarda l'utilizzo della macchina a CO2 laser, perché funziona tramite i colori. Quindi il nero va, come abbiamo fatto adesso, va a fare un'incisione superficiale, il rosso va a fare un taglio ancora più profondo e il blu va a fare una via di mezzo, quindi non fa il taglio proprio in profondità. Se lavorate come sto facendo io invece con il nero, andate a decidere voi i vettori da andare ad incidere. Esempio, io in questo caso gli ho detto che con 10A 40 watt mi doveva andare a fare l'incisione di tutto ciò che state vedendo qui sul monitor. Questa è quella che ne è venuta fuori. Calcolate che questi segni di bruciature vanno via senza problemi con una semplicissima levigata, quindi con una carta vetra, per intenderci, visto che l'avete visti già nei precedenti video, questa è la famosa rosa dei venti. Come vedete è uscita molto più delineata, molto più precisa rispetto alla macchina a controllo numerico che avevo.
Per quanto riguarda altri lavori che vi posso far vedere, questo è un Padre Nostro che è stato richiesto da un signore a cui sono andato a fargli appunto l'incisione, e questo è quanto ed è andato a scendere, diciamo, con il laser. Logicamente più passate fate, più la macchina va ad incidere il legno. Questo è un semplicissimo abete, un semplicissimo pezzettino di legno di abete. E questo è appunto quello che vi stavo dicendo che era uscito, ve lo faccio vedere. Anche in questo caso ha fatto un'ottima incisione. Per quanto riguarda invece caratteristiche della macchina, allora l'area di lavoro è un 30-20, quindi più piccola rispetto alla macchina a controllo numerico che possedevo. Però vi devo dire la verità, alla fine con la macchina a controllo numerico che avevo, che era un 30-40, non andavo mai a sfruttare tutta l'area di lavoro. Quindi 20-30 per le mie esigenze vanno benissimo. Riesce a fare l'incisione, quindi ad andare destra-sinistra, 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 a una velocità massima di 500 mm al secondo, e vi devo dire, sono rimasto stupefatto della velocità con cui va a fare l'incisione questa macchina. Per quanto riguarda le potenze, vi faccio subito vedere così evitiamo di dire cazzate varie. Questo è un foglio di plexiglass, è un pezzo di plexiglass con spessore, abbiamo detto, 1 cm. Questi sono, ecco, tipo le stelle sono state fatte con il programma di taglio a 10 mm al secondo, e non è riuscito assolutamente a fare il passaggio, quindi a fare il taglio. Per quanto invece riguarda altre lavorazioni, che adesso sempre vi faccio vedere, che sarebbe questo, sono riuscito a fare il taglio al netto con 10 mm al secondo a 10 A di potenza. È vero, ci mette un pochettino di più, ma parliamo comunque di un plexiglass spesso ben 1 cm, che vi assicuro è veramente duro da lavorare e veramente molto spesso. Quindi per questo primo video la concludo qui. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi piace potete mettere un like. Per quanto riguarda alcune domande a cui non ho potuto dar risposta in passato riguardante la macchina a controllo numerico, vi dico, tempo permettendo, ho modo di andare a rispondere a tutte le varie domande. Logicamente non è che posso dare tutti i vari dettagli perché ci vorrebbe veramente un'infinità, e soprattutto, come state vedendo da questa che è mia, sono diventato papà da un paio di settimane, quindi di conseguenza il tempo manca veramente e non ho modo di andare a rispondere a tutte le vostre varie domande. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Alla prossima!